Tokyo sarà la prima Olimpiade per me e gara è un giorno a sé, ogni gara devo dimostrare quello che valgo. Grandi traguardi e vincere sì dà sicurezza e però dura poco, diciamo il momento di convinzione in cui ti senti veramente fortissimo è solo in quel giorno, il giorno dopo inizia comunque una nuova sfida, iniziano gli allenamenti e alla gara dopo. Il mio nome è Alice Volpi. Sono cresciuta a Ponte d'Arbia, che è un piccolo paese vicino Siena. Mia madre si chiama Valeria, è brasiliana, è nata a Rio e mio padre è nato a Siena. Ne ho provati tanti, da quando ero piccola ho provato il nuoto, il pattinaggio da corsa. Ho conosciuto la scherma sempre grazie a mio padre, che mi ha portato al CUS Siena, che era una scuola molto rinomata. Avevo 7 anni e sono rimasta colpita da queste divise bianche, ovviamente fioretti, spade, che sono molto affascinanti. Questo è il terzo anno che vivo a Frascati e sono venuta a Frascati, diciamo che buona parte per amore, diciamo. Daniele Garozzo, Olympic champion. Io e Daniele abbiamo la stessa età, quindi abbiamo iniziato le prime gare e trasferte insieme, avevamo 14 anni. Crescendo ci siamo innamorati, adesso stiamo insieme da quasi 4 anni. 4 anni fa abbiamo cominciato a uscire insieme, pian piano ecco, è sbocciato l'amore. Io, se dovessi descrivere Alice con un aggettivo riguardo alla scherma, la definirei talentuosa. Ecco, sicuramente quello è il primo aggettivo che mi viene in mente. Poi la definirei anche pigra, geniale per certi aspetti schermistici, e questi sì, sono i 3 aggettivi che userei per descriverla. Come mi descriveresti? Io lo descriverei quadrato, con gli angoli, però no, lo descrivo come uno schermidore intelligente, che sa cambiare tante volte tipo di scherma, che sa attaccare, sa difendere ed è anche molto forte sotto misura. No, ovviamente non dormiamo insieme alle gare o alle trasferte perché è giusto che ci sia, che ognuno stia con i suoi compagni di squadra, io sto con le mie compagne di squadra, è anche un momento per staccarsi e pensare solo alla gara. Quindi assolutamente no. Ti permette anche di entrare nel mood della gara, perché come dicevamo noi viviamo sempre tutto il giorno insieme, da quando siamo a casa, quando c'è la gara ci separiamo e lì entri proprio anche in un mood di gara, proprio perché stai con i compagni di squadra, vedi un pochino di meno la persona che ti è vicina, la tua ragazza, quindi anche quello ti permette di stare più concentrato sul pezzo. E devo dire che la sua vittoria a Rio ha influito perché ero invidiosa e quindi ho lavorato sodo e ho cercato di seguire i suoi passi, diciamo. Quindi è un vanto essere la nazionale italiana, ma allo stesso tempo è un duro lavoro. Diciamo che entrare nella squadra del fioretto femminile è stata dura, tutti si aspettano tanto da noi e quindi anche questo è una cosa che a volte non ci dà tranquillità. Ritrovarmi con Elisa Di Francesca e Arianna Enrico, che sono 2 campionesse enormi che io ho sempre ammirato. Io sono entrata nelle Fiamme Oro Polizia di Stato a 18 anni. Grazie alla polizia io sono riuscita a trasformare il mio divertimento in lavoro. Far parte delle Fiamme Oro adesso mi dà la possibilità di pensare solo ad allenarmi, quindi adesso finché farò l'atleta ad alto livello comunque sarà comunque un onore per me poter
lavorare nella polizia. Ho passato 2 anni a Iesi e là ho lasciato la mia maestra Giovanna Trillini e la mia preparatrice atletica Annalisa Coltorti. Posso dire Giovanna Trillini, il mio mito è sempre stata lei. Mi sono guardata tanti dei suoi video e ho avuto anche la fortuna di farci alcune gare negli ultimi anni in cui ha fatto scherma. Alice è un'atleta che fin da giovane si vedeva che aveva talento. Alice è unica nel suo modo di fare scherma, non è simile a nessun'altra atleta. Mi ricordo la prima lezione che abbiamo iniziato insieme. In quel momento dove c'era un'azione da fare in cui lei doveva toccarmi con un affondo. E aveva capito che doveva fare questo affondo, però era troppo stanca e non l'ha fatta. Quindi le ho chiesto, scusate, ma hai visto che dovevi fare l'affondo? E lei, sì, però non avevo voglia, quindi da lì sono scoppiata a ridere, ho capito un po' il carattere di Alice che in quel momento faceva un po' fatica a lavorare. Allora, io ho iniziato a lavorare con Alice nel 2013, ma Alice ha un intuito, cioè lei intuisce l'azione da fare. Allora, Lipsia è stato il mio primo mondiale, lo ricordo veramente con grande piacere, ero nervosissima, i primi assalti addirittura piangevo, ero lì con Giovanna che dicevo, Gio, ma come faccio, ho troppa paura, e poi invece la tensione si è trasformata in concentrazione e grinta. La mia consapevolezza è arrivata dopo tanto lavoro, e forse ha iniziato a crescere da dopo il mondiale di Lipsia, dove mi sono morsa le mani per non aver vinto, per non aver messo quella ultima stoccata. Allora, devo dire che le Olimpiadi di Rio le ho sognate, un po' forse anche perché mia mamma era brasiliana. Penso che l'esperienza a Rio, no, non mi abbia molto avvicinato a come sarà l'Olimpiade di Tokyo, perché io a Rio ero in vacanza, però non ero pronta e adesso sono contenta di non esserci andata da atleta in gara, perché sarebbe stato un punto interrogativo, non sapevo come sarebbe andata. La scherma in Italia è sempre stata tradizione. Secondo me la nostra forza è quella di avere tanti club con maestri validi. La gara di Tokyo sarà imprevedibile perché, come abbiamo visto quest'anno, ci sono state tante medaglie d'oro differenti. Ha vinto la Tibus la sua prima gara quest'anno, Arianna ha vinto una gara, io ho vinto una gara, la Deriglazova è sempre presente. Sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto tecnico, mentale. È una perfezionista, criticava se stessa continuamente perché voleva il meglio. Per me Fencing for Glory è un'immagine decisa nella mia mente, uno stato proprio, mi immagino sul gradino più alto del podio con l'inno italiano e il cuore che batte.